Non si devono confondere i numeri, che sono delle idee forze, degli intermediari tra il piano visibile e il piano invisibile, e le cifre, che sono gli abiti dei numeri. Tutti i numeri emanano dal numero 1. Il punto di partenza di questa emanazione sta nella luce spirituale. Più un numero si allontana dal numero 1, più sprofonda nella materia. Più si avvicina al numero 1, più risale verso lo spirito e la luce. Come potete vedere dalla tabella di sinistra e da quella di destra. I 10 primi numeri appartengono al dominio dello spirito, sono i meno materializzati. Dunque, scriviamo subito per abituarci la doppia progressione. Sul lato sinistro, dallo spirito alla materia, dall'1 al 9, ovvero dalla luce all'ombra, sul lato destro, dalla materia allo spirito, dall'ombra alla luce, dal 9 all'1. La cifra non ha importanza, è la sola direzione della progressione che deve essere considerata. I numeri hanno anche il sesso. I numeri dispari sono maschili e attivi. I numeri pari sono femminili e passivi. Ecco che sulla colonna di sinistra trovate i numeri dispari. 1, 3, 5, 7, 9 e su quella di destra i numeri pari, ovvero femminili e passivi. 2, 4, 6, 8, 10. Le relazioni dei numeri tra di loro e le loro reazioni reciproche si manifestano con il calcolo. Il calcolo comprende due operazioni principali. La prima, la discesa dello spirito verso la materia comprende come operazioni l'addizione o discesa lenta, la moltiplicazione o discesa rapida, il quadrato del numero o discesa nel piano astrale e il cubo del numero o discesa nel piano materiale. Sulla colonna di destra, invece, vedete la risalita della materia verso lo spirito, che comprende come operazioni la sottrazione o risalita lenta e progressiva, di cui la progressione ascendente 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 è la prima applicazione, 9 meno 1 è uguale a 8, 8 meno 1 è uguale a 7, eccetera. La divisione o risalita più rapida con l'eliminazione dei numeri inutili. L'estrazione della radice quadrata o risalita diretta dall'astrale ad un piano superiore e infine l'estrazione della radice cubica o risalita dal piano materiale ad un piano superiore. Queste due ultime operazioni, ovvero l'estrazione della radice quadrata e della radice cubica, sono del resto delle divisioni accelerate. Secondo l'insegnamento esoterico, ci sono tre piani in tutta la creazione. Notiamo che abbiamo un piano superiore o interiore, chiamato generalmente piano divino spirituale, un piano intermedio, chiamato generalmente piano vitale o astrale, e un piano inferiore o esteriore, chiamato generalmente piano corporale o materiale. I numeri semplici e non scomponibili, come 1 meno 1, quindi sia positivi che negativi, indicano il piano spirituale o gli appartengono. I numeri elevati al quadrato si riferiscono al piano astrale. I numeri elevati al cubo si riferiscono al piano materiale. Ogni piano è rappresentato in tutti gli altri,
come il sangue, piano vitale, e la linfa, piano materiale, circolano nel cervello, piano spirituale fisico. Così la serie dei numeri spirituali, da 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contengono il quadrato di 2 o 4 e il cubo di 2 o 8. Gli egizi avevano figurato questi rapporti nel loro celebre triangolo di studio. Alla radice quadrata e cubica, Luclos de Saint-Martin aggiunge la radice spirituale o essenziale, che si ottiene addizionando tutti i numeri dall'unità fino al numero considerato. Così, ad esempio, il 4 ha per radice 1 più 2 più 3 più 4, ovvero 10. Il 6 ha per radice 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6, uguale il numero 21. I numeri con cifre multiple sono oggetto di note speciali. Innanzitutto possono essere ridotti con l'addizione dei loro elementi costituenti ad una cifra. Si tratta della riduzione teosofica di Luclos de Saint-Martin, conosciuta da tutta l'antichità. Sia il numero 427. È formato da tre cifre, 4, 2 e 7. Addizionando 4 più 2 più 7 si ottiene 13. Addizionando il numero 13, composto da 1 più 3, si ottiene 4, il che ci dà la riduzione teosofica di 427. In altre parole, 427 è uguale misticamente a 4. In questo caso, l'addizione serve a far risalire un numero dalla materia al piano spirituale. In ogni numero con più di una cifra, la prima cifra a sinistra indica il carattere e la famiglia spirituale del numero intero. Prendiamo ad esempio il 427. Il 4 è la chiave familiare del numero. Mentre nel numero 724, che è lo stesso rivoltato, il 7 è il capofila, o anche detto segno di famiglia. Mi raccomando da non confondere con la riduzione teosofica. Ogni numero, composto di parecchie cifre, possiede il suo numero simmetrico con l'inversione delle cifre. Così, ad esempio, il numero 41 ha per simmetrico il numero 14. E se notate, il primo è dispari mentre il secondo è pari. 32 ha per simmetrico 23 e mentre il primo è pari, il secondo è dispari. I numeri composti di due o parecchie cifre identiche non hanno per simmetrici che se stessi. Pensiamo al 22, 33, 44, 333, 555, eccetera. Particolarità. Si ottengono dei risultati speciali con l'addizione di due numeri simmetrici. 41 e 14 danno 55, ma anche 32 e 23 danno 55. Infine vediamo le progressioni ascendenti e discendenti, per cui scrivendo tutte le cifre dall'unità fino alla cifra che precede quella considerata, si ottiene, sommando le cifre della stessa fila nelle due progressioni ascendenti e discendenti, la cifra studiata. Vediamo come questo accade sulla parte sinistra con il numero 4, scrivendo 1, 2, 3
e 3, 2, 1, quindi addizionando e vediamo che il totale appunto è 4, e poi lo verifichiamo con il numero 7 sulla parte destra, scrivendo le serie delle prime 6 cifre. Ebbene, la somma di ogni singola progressione con la relativa ascendente darà sempre 7 come totale per tutta la serie.